Thank you.
Amici di Volleyball World, una buona sera. Crisi nera da una parte, voglia di risalire la china della classifica dall'altra. Busto Arsizio vuole ritrovare se stessa, Ravenna lo sa già e tenterà oggi di fare il colpo grosso. Buonasera da Mattia Andriole, ben trovati in diretta dalla Pala Borsani di Castellanze. Tutto pronto per Futura Volley Giovani Busto Arsizio Olimpia Teodora Ravenna, che gioca d'anticipo per l'ottava giornata di ritorno di Serie A2. Non tira una bellissima aria in casa biancorossa dopo le due brutte sconfitte arrivate da Sassuolo e San Giovanni Marignano. Se la fine del girone d'andata tra Covid, rinvii e quant'altro aveva rimesso in carreggiata la squadra di Lucchini, questa sera c'è bisogno di un cambio di testa per puntare ovviamente a quello che è l'obiettivo grosso dichiarato dalla società, ovvero il primo posto della Serie A1. Destino diverso e classifica diversa per dei ragazzi di Bendandi, che nella metà bassa dello schieramento vogliono tentare l'impresa per non finire in quello che è il catino della pool promozione e naturalmente per sedersi al tavolo dei playoff. Per ora ci sono 5 punti di mezzo e farne 3 qui potrebbe davvero valere doppio. Sarà una serata importantissima per entrambe, una partita, quella di mercoledì, sempre qui al Pala Borsani, che ha fatto male, malissimo, alla Futura Volley Giovani, quanto male ha fatto quella di Sassuolo dello scorso weekend. L'abbiamo detto, una sconfitta pesantissima in ottica campionato. E allora noi andiamo a vedere però gli starting six che scendono in campo questa sera, a partire ovviamente dalla squadra ospite, che schiera Spinello nel ruolo di alzatore, Guasti opposta, Bulovic e Pomili in posto 4, Corzi e Tolcolacci al centro, libero Rocchi. E per quanto riguarda invece Busto Arsizio, che si presenta e scende in campo in questo momento, parte con il sestetto con De Michelis in regia e Rabizzi in opposto, al centro Casillo e Sartori, Angelina e Biganzoli in posto 4 e Garzogno libero. Casa biancorossa cambia il centro rispetto alla partita di mercoledì con Casillo, preferita a capitan Giuditta Lualdi, che si accomoda in panchina questa sera. Sarà veramente una partita delicata. Ravenna, che ha una posizione di classifica tutto sommato piuttosto tranquilla nonostante il rischio pool promozione, almeno guardando chi c'è al di sotto, ma naturalmente ci sono ancora tanti recuperi in ballo a riempire questo mese di febbraio davvero pieno di appuntamenti, malgrado naturalmente le vicissitudini Covid che anche quest'anno hanno fatto la differenza. Speriamo davvero che da qui in poi tutto possa tornare alla regolarità, perché stopparsi, ripartire, aspettare naturalmente rende tutto più complicato e tutto meno equilibrato, e ci si affida molto spesso al caso, così è stato nelle ultime due stagioni. Allora ci siamo, arbitreranno la partita i signori De Sensi e Giorgianni questo sabato sera al Pala Borsani. Coach Bendandi pronto a guidare dal campo le sue. Quest'oggi un ritorno a Busto Arsizio per Katarina Bulovic, in realtà che incontra non una ex squadra, perché ha giocato le ultime 3 stagioni con la maglia sì di Busto Arsizio ma quella della UIBA in Serie A1. Ci siamo, tutto pronto, primo pallone nelle mani di Federica Biganzoli, servizio per lei. Primo attacco per Ravenna e va a buon fine proprio lei, Katarina Bulovic. Primo punto è Ravennate a segno. Primo attacco con il muro che non è riuscito a sporcare sufficientemente. Spinello, Biganzoli, De Michelis a cercare Rabizzi. Il muro tiene bene, la tiene su Rocchi, poi l'appoggio di là, De Michelis ancora dietro, Garzogno sempre per Bizzi che attacca forte, il muro questa volta, grande difesa da parte di Torcolacci,
Biganzoli però, De Michelis, Angelina, primo attacco per lei di questa partita, tiene bene Pomili, poi dalla parte opposta ancora Bulovic, Biganzoli, miracolo, Bizzi va quasi in tribuna a prendere questa palla, l'applauso del palla Borsani, si gioca ancora, Spinello allora, ancora per Bulovic, Garzogno su, rete, ma la palla finisce a terra, si accende subito la partita, grande partenza di Ravenna, che ha messo subito le cose in chiaro questa sera, si giocherà fino alla morte. Grande difesa però da parte di Busto Arsizio. Bizzi è andata a prendere letteralmente questa palla in tribuna. Ancora Spinello di là, Biganzoli, poi De Michelis per Angelina, e diagonale sfonda Giulia Angelina. Un ritorno per lei a Busto Arsizio, luogo dove è cresciuta pallavolisticamente parlando. Sartori, Spinello gioca dalla parte opposta, ancora il muro di Busto Arsizio a tenere duro, Rocchi alza con il palleggio, l'attacco invece di Bulovic da quest'altra parte, Casillo per Erabizzi che trova il campo profondo, la parata della seconda linea di Ravenna, si gioca ancora De Michelis per Angelina che prova ancora in diagonale, forse il tocco e c'è stato il tocco di Valentina Pomili. Doppio tocco probabilmente, prima del muro e poi nel tentativo di difesa di Valentina Pomili. Due pari. Sartori. Tiene bene Rocchi. Alza Spinello con il bagger e poi l'attacco forte e profondo che non passa. Arriva invece quello di Angelina che passa e come... Il primo vantaggio per le biancorosse oggi, maglia nera. Tre a due. E ancora Benny Sartori, protagonista assoluto della serata di mercoledì. Sartori di là. Spinello a cercare questa palla spinta di Bulovic che non passa, Guasti prova a picchiare forte sul muro, a cercare le dita alte, Biganzoli con il bagger, di nuovo Angelina che in pompa e picchia per terra appoggiandosi sul muro, non basta Torcolacci ad opporsi, vantaggio futura giovani. Benny Sartori, Pomili, poi Spinello dalla parte opposta per Guasti, il muro, Rocchi c'è a coprire la murata secca di Busto, è una free ball concessa alla squadra di casa, però Casillo prende l'ascensore e trova i tempi giusti per spedire la palla sul Taraflex, punto numero 5 più 3 adesso Busto Arsizio che dopo un inizio, primissimi punti giocati un po' sulle uova, adesso sta spingendo forte. Sono tre punti fondamentali per la squadra di Lucchini, anche per la permanenza di Lucchini su questa panchina. Poi ancora Busto, nulla da fare per Torcolacci che si è trovata palla addosso. E allora eccolo qui il primo time out della partita di Simone Bendandi sul più 4 per la futura volley giovani. Coach Bendandi alla terza stagione qui a Ravenna, anzi lì a Ravenna ovviamente, giocatore, anzi allenatore di grande sostanza, stasera presente come sempre al suo posto Pietro Carnaghi, bandiera di MC Carnaghi Villa Cortese che qua dentro ha fatto la storia, e come si è fatto la storia, quanti derby giocati contro l'allora Yamamai Busto Arsizio che oggi si chiama Wiba.
6-2, si riparte con palla in mano a Benny Sartori, che rientra male però dal time out e trova solamente la rete. Palla che si ferma, il cambio palla affidato alle mani di Katarina Bulovic. 3-6. Giocato bene, speso bene il primo time out della partita. Il salto di là, Garzogno, De Michelis a cercare Rabizzi, che sa di aver qualcosa da farsi perdonare dopo il KO interno. Di metà settimana, serata storta per lei, ma ci sta dopo una stagione giocata ad altissimo livello. Servizio forte, Rocchi c'è, Spinello alla parte opposta a cercare l'attacco di Pomili, poi De Michelis per Angelina, forte a sradicare il muro, grande difesa però da parte di Spinello, poi Bulovic in pipe al centro con la Spinello, primo tempo che arriva, Garzogno fa un mezzo miracolo, perfettamente in posizione, l'attacco di Pomili e ci deve pensare lei in diagonale, super punto di Ravenna. Si guardano nel campo di Busto, che Garzogno ha visto palla out, in realtà notevolmente dentro, nella foga non si è accorta. 4-7 più 3 allora lo svantaggio, anzi meno 3 lo svantaggio da recuperare per l'Olimpia Teodora. Bizzi in pipe, non ce n'è per nessuno, finisce direttamente sul tetto e sul soffitto del Pala Borsani dopo il tentativo di difesa di Alice Torcolacci. Sesta stagione per lei a Ravenna, vera e propria bandiera di questa squadra. L'attacco di Guasti che non va a buon fine, Biganzoli la spinge di là, Rocchi con il bagger a cercare Pomili, forte il muro e c'è ancora la saracinesca della coppiata Casillo De Michelis a stampare il più 5. De Michelis questa volta a tappare il buco nel lungolinea. Bulovic, Spinello per Pomili, diagonale, Garzogno la domestica e super difesa di Busto Arsizio che la tiene su ma può contrattaccare adesso Guasti che l'appoggia solamente. Pallonetto però troppo pretenzioso, l'attacco di Giulia Angelina, la tiene su ancora Spinello e Pomili la gioca solo di là però con il bagger, non c'era altro spazio. Casillo, Rocchi la tiene ancora, Spinello dalla parte opposta a cercare di nuovo Pomili, il master block questa volta sì di Luisa Casillo, punto numero 10 più 6, Busto Arsizio che ha cominciato nel migliore dei modi questa partita, forte di una formazione che è grandemente attesa là davanti. Bulovic, Spinello, l'appoggio da parte di Pomili troppo morbido, Guasti di là, Bizzi, De Michelis il block, l'attacco poi, anzi Rocchi adesso, Pomili palla un po' lunga sulla rete, si gioca ancora, De Michelis la spinge verso Biganzoli che attacca, si va avanti, arriva un fischio, l'invasione fischiata ad Alessandra Colzi che parlotta con Giorgianni. Rete che sembra muoversi. 11-4. Angelina di nuovo. Solamente rete per lei. Allora punto. Punto. Che passa nelle mani di Guasti. De Michelis forte e palla in vicinissima alla riga. Casillo, Spinello poi la fast giocata Alessandra Colzi che trova il punto numero 6.
Pomidi di là. De Michelis l'affondo di Sartori. Murata però questa volta a tenere Ravenna dalla parte opposta per Biganzoli, che tocca il muro ma tiene anche Pomidi dalla parte opposta. Si va su Bulovic che va in diagonale. Di nuovo Biganzoli, De Michelis. Pomidi. Spinello con il bagger. Bulovic è un po' lunga questa palla. De Michelis, ancora Biganzoli, si va tanto da questo lato. Spinello, poi la pipe di Pomidi su Biganzoli. Si gioca ancora, scambio più prolungato, il più prolungato della partita, che risolve Giulia Angelina. Punto numero 13. Sei vantaggio Busto. Bulovic dopo il servizio di De Michelis. Spinello a cercare la fast su Colzi. Primo tempo di Benny Sartori. Palla che scappa via dalle mani della giocatrice biancorossa. Più 6 adesso con il cambio palla. Colzi, servizio per lei. Garzonio tiene su palla De Michelis in qualche modo e poi Bizzi spara a tutto braccio, gran bomba. Ravenna fin qui doppiata in questo primo set, dominato da Busto Arsizio, e arriva anche l'ace di Biganzoli, che si sta specializzando sempre di più con il servizio. E allora il time out di Simone Bendandi. Allora stop per tutti. Time out che Bendandi non usa tanto per scuotere, ma per dare proprio la direzione tecnica per meglio approcciare questa partita che Busto Arsizio sta portando avanti con tutto il suo potenziale. Si torna dentro dunque, 15-7. Bulovic. Spinello a cercare Pomidi che picchia forte, palla profonda. Zona 1-6 e Biganzoli questa volta non riesce a fare il miracolo. Rimane sempre però abissale il distacco. E palla di nuovo di là. De Michelis, il primo tempo su Sartori che questa volta non perdona e va a segno. Guardando un occhio alle statistiche, fin qui spiccano i 6 punti di Giulia Angelina, i 3 di Era Bizzi, mentre 2 punti per Bulovic e 2 per Pomidi in avvio di questa partita. Palla lunga, c'è il tocco a muro e allora appunto Ravenna. Bulovic. Garzonio alta la parte opposta, l'attacco da parte di Rabizzi che si appoggia sul muro e trova il punto numero 17. Il tocco a muro di Alice Torcolacci che non trova però grande fortuna, palla direttamente out. Di nuovo Bizzi, Cerocchi, Spinello,
a cercare Pomili che va in diagonale e trova un super punto per Ravenna. Cambio chiamato da Simone Bendandi dentro con la maglia numero 12, anzi 17, Elena Foresi. Vediamo se riuscirà a forzare subito il servizio. Angelina diagonale con poco muro ma traiettoria perfetta, cambio di ritorno, fuori Foresi, dentro di nuovo Torcolacci che rimane out naturalmente per lasciare spazio al suo libero nel giro di seconda linea. 18-10, Angelina forte, Pomili c'è, Spinello di qua per Guasti che trova solo il muro, Rocchi di nuovo, Spinello cambia lato per Pomili, la spinge questa palla, Angelina costretta a sdraiarsi per andare a recuperarla. Biganzoli, super muro questa volta di Ravenna che dice di no al posto 4 biancorosso. Il muro di Guasti che vale l'undicesimo punto. Garzonio, l'alzata di Erabizzi, Biganzoli, poi Spinello, Pomili, Murata, Rocchi c'è, di nuovo Spinello che cerca posizione, Pomili con il sinistro a picchiare dall'altra parte della rete, Angelina morbida, Spinello fa di nuovo buona guardia, Rocchi poi a cercare Guasti dalla seconda, Bizzi ben piazzata da opposto a opposto e poi Biganzoli morbida e questa volta nulla da fare per Alessandra Guasti. Punto numero 19, scorre via veloce il primo set. Casillo, Rocchi, Spinello per Pomili, Murata, ma c'è Rocchi ancora una volta a fare buona guardia che bene sta coprendo dietro il muro dell'Olimpia Teodora. Spinello, la fasta chiamata sull'attacco di Colzi, direttamente out, punto numero 20. Rocchi che ha qualcosa da dare a dire al direttore di gara. Di nuovo Luisa Casillo, Pomili, Rocchi, palla di ritorno per Pomili che non passa però, Sartori invece sì, si appoggia anche lei sul muro e trova un altro punto, punto numero 21, si apre sempre di più il divario. Tre punti per Benedetta Sartori fino a questo punto. La palla nelle mani della collega di reparto che per un soffio veramente non fa ace. Palla che sarà uscita di una manciata di millimetri. Punto numero 12 per Ravenna che sta facendo il possibile. Squadra comunque giovane con tanta crescita. Intanto Rocchi, Guasti lungo linea, ma c'è Garzonio, De Michelis, Bizzi diagonale, miracolo di Guasti, Spinello a cercare l'attacco di Pomili che non passa e torna indietro e trova il punto busto con questa palla che rimpalla usando un gioco di parole contro Bulovic, tornando, anzi scavalcando letteralmente la rete, palla che probabilmente sarebbe terminata out. Segnalato il tocco il signor De Sensi appena sotto il suo trespolo. Spinello fast corta su Colzi che non ne approfitta, Sartori nemmeno, allora chance per Ravenna con Bulovic che trova il campo profondo dove c'è Angelina e poi tutta sola Colzi la spinge per terra senza pensarci due volte. Punto numero 13, ma Busto ha
tre punti dal set. Primo parziale. Colsi di là, Garzonio. De Michelis per Biganzoli, questa palla che rotola lungo tutto il nastro. Di nuovo Biganzoli, diagonale. Si trova la palla letteralmente in faccia a Spinello. E nulla da fare, punto numero 23, più 10 per la futura Valle dei Giovani. Bulovic. Spinello. Appoggio proprio di Caterina Bulovic che non passa. Passa invece Sartori. Pomili, grande miracolo. E Bulovic di là. Si gioca tanto in difesa anche questa sera. De Michelis, la palla spinta di Bizzi che non poteva andare a tutto braccio. Guasti, morbida, Garzonio. Poi De Michelis su Angelina Forte che la mette là nell'angolino. E siamo già al set point per la futura Valle dei Giovani. Saranno ben 11. Biganzoli, Pomili, palla che si avvicina alle travi del Palaborsani, poi Bulovic che prova lungolinea ad annullare il primo set point. Ravenna che vuole rimanere agganciata, questo primo parziale che è andato via tanto velocemente. Direttamente out però il servizio di Spinello. Si chiude qui il primo set 25-14. Una futura Valle dei Giovani che senza grande dispendio di energia è riuscita a portarsi a casa il primo 25. Allora ci fermiamo e a tra pochissimo per il secondo set.
Torniamo live qui alla Pala Borsani di Castellanza, dove la Futura Volley Giovani è in vantaggio un 7-0 con il punteggio di 25-14 sulla Olimpia Teodora Ravenna. 8 punti per Giulia Angelina a guidare il gruppo per le biancorosse, 4 di Bizzi, poi 3 di Viganzoli e Sartori, mentre per Ravenna solamente 3 per Colzi, Pomili e Bulovic, per una busta Arsizio che ha dominato il primo parziale, ma si sta già giocando. E poi l'attacco che arriva è quello di Caterina Bulovic. Angelina a prendere sulle spalle ancora la Futura Giovani, primo punto di questo secondo set. Sartori, Rocchi, Spinello per Bulovic, un'alzata un po' troppo lunga, solamente appoggiata di là. Angelina, Casillo da sotto, De Michelis, di nuovo per Angelina che questa volta può andare a tutto braccio, la parata però a muro. E poi Bizzi, doppio muro per Ravenna che risponde alla Futura Volley Giovani per dare un segnale di voler starci di più in questo secondo parziale. Squadre lontanissime in classifica. Ma neanche tanto, considerando i 9 punti di differenza, almeno fino a questo momento, al netto di recuperi e rinvii. Ancora Angelina a suonare la carica, che non vuole lasciare nemmeno le briciole né alle avversarie né alle compagne. In fase offensiva 2-1, allora vantaggio di nuovo per Busto. Il servizio affidato a De Rabizzi, palla che torna indietro, non perdona Luisa Casillo che stampa a terra questa palla dopo una brutta ricezione in casa ravennate. Non è riuscita Valentina Pomili a contenere il solito missile di Rabizzi, che alza di nuovo questa palla, la spinge di nuovo forte. Pomili questa volta se la cava decisamente meglio e serve un pallone perfetto poi a Torcolacci, che di prima intenzione la mette per terra. 3-2, sempre il vantaggio per le ragazze di Lucchini. Lucchini che attendeva davvero una reazione questa sera dopo le due uscite malamente a vuoto della sua squadra. Si ferma sulla rete il servizio di Alice Torcolacci, ringrazia Busto che rimane a doppia velocità. 4-2 questo avvio di secondo set. Angelina, Pomili, poi Spinello a cercare Guasti a tutta forza a mettere a segno il terzo punto. Tre a quattro. Di là Guasti, che palla che torna indietro con qualche difficoltà questa volta della seconda linea di Busto Arsizio, che se la cava in qualche modo rispedendo di là, ma c'è una nuova chance. Garzogno in tuffo, vola De Michelis con Casillo, ci vanno in due. Ancora Ravenna che può andare a pareggiare i conti. Pomili l'appoggio, Angelina non ce la fa, palla che sbuca forse da dietro e dalle spalle dei centimetri di Erabizzi e palla che sfugge via sul tavolo del refertista. 4 pari allora. Guasti, seconda stagione per lei con la maglia di Ravenna, l'appoggio di Rabizzi che si ferma sulla rete e allora il vantaggio dell'Olimpia Teodora che suona la carica. ...5-4... di nuovo Alessandra Guasti, servizio per lei, picchia forte questa palla che se ne va quasi parallela al campo, poi scende, ma scende lontanissimo
dalla sezione in rosa, e dunque 5 pari nuovamente. E palla tra le mani di Luisa Casillo, arrivata nel mese di dicembre. L'attacco di Pomili che non passa, De Michelis, Angelina, l'appoggio, Pomili, Spinello, palla un po' alta per la possibilità di Colzi, e poi il punto di là che arriva con un po' di disattenzione per Ravenna, il pugnetto di Ilaria De Michelis per il nuovo vantaggio biancorosso. De Michelis, giocatrice di grandissima esperienza, da 77, ma una lunga fila di campionati tra Serie 1 e Serie 2, soprattutto in A2, l'anno scorso a Marsala, che tanto male ha fatto, tanto a Busto quanto a Ravenna in più di un'occasione. Punto adesso per la futura Volley Giovani, che prova ad aumentare adesso il distacco. Il muro è di Benedetta Sartori, che sta alzando la Seracinesca là davanti. Pomili, Guasti la tiene su, alza Colzi con il bagger, e poi non ci arriva Pomili su questa palla. Qualche pasticcio adesso in casa Ravenna, che lascia campo, punti e spazio alla futura Giovani, che vola sull'8 a 5. Pomili, Murata, ancora Ravenna a subire il block della futura Giovani. Il blocco è sempre lo stesso, ma questa volta è De Michelis insieme a Sartori a picchiare palla per terra. Cambio chiamato da Bendandi, dentro di nuovo Foresi, esce questa volta Spinello, cambia il palleggio. Spinello, arrivata a Sassuolo la passata stagione. Casillo forte, Bulovic la tiene bene. Pomili morbida, troppo morbida però. De Michelis, Biganzoli, Guasti, Foresi allora da quest'altro lato, Pomili, diagonale, Biganzoli, De Michelis costretto a fare qualche metro in più, e poi il punto di Giulia Angelina. Di nuovo a doppia velocità adesso la futura Giovani, arriva il time out di Simone Bendandi. Nominato nel corso del primo set Carnaghi di Villa Cortese, naturalmente Adriano Carnaghi, Pietro il nome di chi ha fatto grande l'azienda, quindi Adriano che è qui con noi questa sera a vivere queste emozioni che state vivendo anche voi da casa su Volleyball World in diretta con la nuova casa della pallavolo italiana maschile e femminile. E qui si gioca in chiaro su YouTube la Serie A2 con la futura Volley Giovani Busto Arsizio a caccia di punti questa sera per rilanciarsi verso i piani alti della classifica, all'inseguimento soprattutto, e manco a dirlo, della Millennium Brescia, che sta scappando via, è scappata via altra pretendente. De Micheli se la tiene su così così, ma si gioca ancora. Biganzoli, c'è Rocchi sulla traiettoria, Pulovic con il bagger su Pomili da questa parte, morbida, troppo morbida per impensierire il muro che rispedisce indietro. Bizzi, De Micheli con il bagger, si torna dall'opposta maglia numero 1 biancorossa, Foresi, poi Guasti, si gioca ancora, scambio prolungato De Micheli per Angelina, che da di là solamente con il bagger. Guasti, possibilità adesso per Ravenna per chiudere. Pomili, la palla spinta, nulla da fare, allora De Michelis, forse la chiude Busto, la chiude Biganzoli, undicesimo punto
per la futura Volley Giovani più 6 in questo secondo set che sta un po' rimarcando il primo parziale. Casillo forte, Bulovic, Foresi rincorre e poi la palla appoggiata da parte di Pippo Mili, il punto Ravenna che riesce a sbloccare il proprio tabellone. Andiamo a rivedere il tocco di Benny Sartori che poi non riesce a indirizzare dopo il primo tocco a muro in ricaduta verso le compagne di squadra, e quindi il sesto punto e ancora Valentina Pomeli di là, lunga e profonda, out, errore al servizio per Ravenna che resta lì 12-6. De Michelis, Bulovic, Foresi, attacco al centro che non passa, passa invece Erabizzi con il secondo arbitro che ha rischiato, se l'è vista praticamente brutta, sorride e sorride anche con il primo arbitro. Giorgiani ha veramente rischiato perché dopo l'attacco di Bizzi è uscita una fucilata dal muro e si è diretto proprio verso la posizione del direttore di gara. Si contrasta muro, poi va a affondare Bulovic, si gioca adesso sopra la rete, poi serie di batti e ribatti. Vediamo se Ravenna trova uno spiraglio per andare ad attaccare, ce la fa molto bene Pomili, a segno, punto numero 7. Questa palla che ha vagato imperterrita sul nastro, poi ha risolto Ravenna che però deve ancora inseguire, 6 punti da rimontare in questo secondo set. Colzi, palla che passa, Biganzoli, De Michelis, Angelina a segno con l'aiuto del nastro, 14° punto per Busto Arsizio. Di là Biganzoli, Foresi su Bulovic, punto numero 8, a segno, giocata perfetta a cercare lo spazio e il corridoio in lungo linea. Foresi di là, Biganzoli, palla che torna indietro con una mano, anche Sartori la spinge là con la stessa mano, poi Angelina tiene bene in difesa, Bizzi forte, palla che si impenna ma non abbastanza, Foresi all'indietro per Guasti, pallonetto, c'è Garzogno, Ilaria De Michelis su Angelina che trova una diagonale strettissima dentro i 3 metri che vale il 15° punto per la futura Giovani. Quindici-8. Sartori, l'attacco profondo di Torcolacci che chiede il tocco ma se ne va lontana senza il tocco di nessuno. 16° punto allora per le ragazze di Lucchini, risposta che sta arrivando sul campo. Sartori, Pomili per Bulovic, la murata, Sartori poi per Bizzi, forte tesa, tenuta ma arriva il fischio, invasione chiamata a Torcolacci che si guarda in giro un po' spaesata, si muove effettivamente la rete, andiamo a rivedere la rete che si muove e il time out di Bendandi allora che arriva sul 17-8, divario ancora più largo almeno fino a questo punto rispetto
al primo parziale. Senza cambi fin qui Matteo Lucchini, che sta facendo girare quella che è un po' il sestetto classico. L'esclusione Giulita Lualdi, che oggi si è accomodata in panchina con preferenza a Casillo. Casillo che insomma non è stata certo l'ultima arrivata qui a Busto Arsizio, lo è stata in termini temporali, ma una carriera infinita anche per lei tra Serie 1 e Serie 2. Ravenna passa adesso, questa volta sblocca nuovamente il tabellone, non un punto per Ravenna, che però deve ancora scalare una montagna altissima per poter rientrare in gioco in questo secondo parziale. 9-17 Bulovic, Pianzoli di Michelis, Angelina scolastica, la futura Giovani, che va in posto 4 dalla Bomberona Bustocca. 18-9, tocca al martello di Erabizzi. Rocchi, Foresi su Guasti che prova a incrociare questa palla ma non trova il tocco del muro ed è direttamente out. Più 10 adesso, massimo vantaggio in questo secondo parziale per la squadra di casa, che continua a veleggiare a tutta velocità. Tiene bene Rocchi su Bizzi, primo tempo a segno Alice Torcolacci. Tempi perfetti con Foresi, che è entrata comunque discretamente in gioco dopo l'uscita di Natascia Spinello. 10-19 Torcolacci di là, si ferma, anzi di qua, perché si ferma nel proprio campo e rimaniamo lì sul vantaggio di 10 lunghezze. Angelina out, troppo forte per tutti, sbuffa Giulia Angelina. Che può permettersi con questo distacco di osare un po' di più con il servizio per fare ancora più male, ma con il rischio naturalmente di commettere qualche errore in più. Garzogno, De Michelis, alzata dietro in fast per Casillo, Garzogno mette una mano sotto, ennesimo miracolo di una delle dei liberi più forti di questo campionato. Bulovic, Garzogno ancora, De Michelis a cercare la palla appoggiata di Biganzoli, poi Bulovic, pipe e palla in. Secondo il direttore di gara protesta la futura Giovani, più di tutti la sofferenza di Garzogno, che aveva fatto davvero un grande miracolo prima. Andiamo a vedere dalla nostra telecamera, palla che sarebbe stata sicuramente da occhio di falco, palla che sembra pizzicare la riga laterale, questa no invece, dopo il tocco del nastro. 21-12, cambio palla immediato. E di nuovo punto di battuta per Casillo. Pomili sfonda questa volta il muro. Startore di Michelis, accoppiata che tanto male ha fatto a Ravenna nel corso di primo e anche secondo set. 13-21, Pomili che sbaglia ancora il servizio. Adesso l'Olimpia Teodora sembra un po' aver mollato qualcosina, soprattutto con la testa. Sicuramente il punteggio non sta aiutando. Bulovic, Foresi, poi Garzogno con il bagger ad alzare su Erabizzi. Di nuovo forte Rocchi, ben posizionata,
Foresi vuole andare di prima intenzione, ma non passa. Il primo tempo di Sartori, guasti c'è. C'è anche Pomile, poi Bulovic, passa Di Michelis, miracolo. Biganzoli, il muro, si gioca ancora. Non cade mai questa palla. Angelina sbaglia i tempi, decide di andare con il palleggio, la spinge forte. E poi la guardano tutte questa palla e cade nel campo di Ravenna. È mia o non è mia? Rocchi aveva alzato bene, poi non ci va nessuno. Cambio, fuori Biganzoli, dentro Maria Teresa Bassi. Ad alzare il muro ulteriormente e a far girare qualche punto anche la giocatrice biancorossa. Farà direttamente out, punto numero 14, con Maria Teresa Bassi, che arriva dalle tre stagioni al Club Italia. Una delle promesse tra le tante sfornate dal Club Italia. Palla out, si sbagliano tutti i servizi possibili questo frangente di partita, ma siamo già arrivati al 24-14, più 10, 10 set point per la futura Volley Giovani, per chiudere subito con lo stesso punteggio del primo parziale. Bassi alza palla, picchia forte, Pomilli c'è, Foresi spinge di qua su Bulovic, murata, c'è Pomilli ancora, Bulovic ci riprova, secondo tentativo, questa volta sfonda con il blockout, mettendo a rischio anche il tavolo del repertista. Volano palloni pesanti da quelle parti questa partita. 15-24, sono ancora 9 però i set point nelle mani salde della squadra biancorossa. Bassi, De Michelis, Bizzi picchia forte, Rocchi la tiene in qualche modo, Guasti prende la rincorsa, a segno Guasti, punto numero 16, si aggrappa a questo set ancora l'Olimpia Teodora. Garzogno, De Michelis su Angelina che la spinge, prende in controtempo Foresi e dunque si chiude qui 25-16 il secondo set, 2-0 per Busto Arsizio, che senza fatica si mette in tasca il primo punticino in palio di questa partita. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Questa sera il cambio campo si fa, questo bisogna dirlo, in settimana non è stato fatto, e allora noi ci fermiamo tra pochissimo per il terzo set.
È il momento del terzo set qui al Pala Borsani di Castellanza con la futura volley giovani che è in vantaggio 2-0 sull'Olimpia Teodora Ravenna con un perentorio 25-14 e 25-16. Primo punto in tasca. Vedremo se adesso Coach Bendandi riuscirà quantomeno a scuotere una Ravenna fin qui poco combattiva, prova ad esserlo Alessandra Guasti, che mette in campo il primo punto di questo terzo set. Si è giocato intanto oggi Olbia Marsala in Serie A 2, intanto a segno che pareggia subito il conto la futura volley giovani. Tutte le altre in campo domani, mentre si sta giocando anche a poche centinaia di metri da qui la Work Arena, dove la Uiba sta sfidando la Super Conegliano di Paolo Egono. Ma intanto concentriamoci qui con il vantaggio di Ravenna, che vuole partire bene per strappare il terzo set alla futura volley giovani. Garzonio di Michelis su Casillo, primo tempo per lei, due pari. A suon di tamburello Pizzi. Pizzi che è quarta nella classifica nel ruolo di opposto con 287 punti siglati in 14 partite, davanti Valentina Zago, Josephine Obossa e Okenua. Tre pari e palla in mano a Giulia Angelina. Morbida Pomili, Foresi, poi l'attacco di Bulovic in pipe che trova un punto morto del campo biancorosso, punto importante che vale il nuovo vantaggio in questo terzo set iniziato sotto il filo dell'equilibrio. Torcolacci, arriva il fischio che condanna proprio Torcolacci, rea di aver pestato la riga in battuta. Quattro pari, subito parità. Allora Casillo, Foresi, palla che si combatte sul nastro, alla meglio su Benny Sartori. È entrata bene Foresi, l'abbiamo già detto. Classe 2000, millennial, tante millennial in questo campionato di Serie 2, mentre l'attacco di Biganzoli chiede il tocco, direttamente out. Allora più due adesso Ravenna. Ora mai più per restare in questa partita. Qui l'attacco di Biganzoli, difficile vedere anche per le nostre telecamere il tocco del muro ravennate. Bizzi, c'è il nastro, Foresi, Rocchi con il bagger a cercare Pomili, c'è il muro, Biganzoli e Michelis, Angelina l'appoggio, Rocchi fa il miracolo, Garzonio e Michelis il primo tempo su Sartori, che prende questa palla ancora in salita e scappa via a fondo campo, e vale il settimo punto per Ravenna. Vediamo se cambia un po' la partita, più tre adesso
per la squadra ospite in questo terzo set. Biganzoli super rice, poi Angelina ancora una volta prova il tocco morbido. Pomili, dopo questa alzata così così, si combatte di nuovo sul nastro. Garzogno per Rabizzi, rincorsa diagonale lavorata con Mestizia, che trova e piazza il pallone vicino alla riga laterale, punto numero 5 adesso sotto di 2 la squadra di Matteo Lucchini. De Michelis, palla che torna indietro, direttamente out, l'errore in ricezione di Ravenna che riavvicina nuovamente Busto Arsizio. Rocchi, Foresi, Bulovic, Angelina e Michelis con il bagher a ricercare Rabizzi, solo morbida però Foresi da questa parte per Pomili, il tocco del muro ad aiutare la difesa di De Michelis, di nuovo Rabizzi che questa volta cambia attacco, cerca il buco nella retroguardia di Ravenna, lo trova e pareggia il conto, 7 pari. Pomili, poi Foresi per, ancora per lei, a segno e di nuovo avanti Ravenna. Pomili, Biganzoli per De Michelis, palla di ritorno, diagonale direttamente out, e allora Ravenna può nuovamente spingere sull'acceleratore per rimanere davanti. Pomili, il tocco del nastro, De Michelis, il primo tempo su Sartori, bloccata dal muro, poi Bulovic di là, gioca da sola, De Michelis non la tiene la difesa di Ravenna. Di personalità qui l'area, De Michelis che guarda e poi la piazza dove Rocchi non ci può arrivare. 8-9 però, ancora Busto di inseguire. Biganzoli per Guasti, Bulovic di qua, vola Biganzoli, De Michelis per andare a pareggiare il conto, l'attacco però di Bizzi che chiede il tocco, palla altissima e Rabizzi ha cercato le mani del muro, non le ha trovate, decisamente no, palla sopra di 4-5 centimetri e dunque Ravenna di nuovo più 2. Biganzoli, De Michelis per Angelina, la murata secca di Alice Torcolacci che stampa la palla a terra e rivela il time out di Matteo Lucchini che vede la propria squadra non riuscire a ripiazzarsi davanti e allora Benna che si gode il vantaggio andando a fare due chiacchiere con Simone Bendandi, decisamente più soddisfatto rispetto ai due set precedenti dove il distacco a questo punto era già piuttosto ampio. Si torna dentro, 11-8, vantaggio per Ravenna, 2-0 però nel conteggio dei set. De Michelis da questa parte per Angelina, forte il blocco, ancora Torcolacci. Malte Cazzuola per Ravenna per fare un muro invaricabile in questo frangente di partita, più 4 adesso per l'Olimpia Teodora che scappa via adesso, ci sta provando Garzogno,
De Michelis per Sartori, palla che rimane lì, era passata dall'altra parte, poi Angelina la lavora, ma la lavora troppo questa volta, e palla che finisce direttamente out. Ci crede adesso Ravenna, più 5 questo terzo set. Bizzi che questa volta ha la meglio sul muro di guasti e torcolacci, palla che rimbalza sulle mani e poi sull'asticella. 9-13, ma è un'Olimpia che è tornata in campo rinvigorita, senza più nulla da perdere a questo punto nel tentativo di riaprire la partita. Sartori, guasti, tocca a lei attaccare questo pallone, palla out senza tocco di nessuno, si morde un po' le unghie e in questo caso ...10-13... Sartori, pizzicata del nastro, poi Foresi da questa parte per Bulovic. Questa volta è lei a beccarsi la fotografia scattata dal muro biancorosso, il muro di Giulia Angelina, che chiama il timeout di Simone Bendandi, che non vuole far rientrare la futura volley giovani, che ha trovato decisamente fiducia adesso dopo un momento di blackout. Tanto divertimento sugli spalti del Palla Borsani, tanta gente anche questa sera, come tanta ce n'è stata in settimana, gente che torna a rivivere i palazzetti, ancora non come vorremmo, ma insomma tanta aria di normalità dopo due anni veramente complicati anche per il mondo della pallavolo. Si è giocata in tanti tanti palazzetti vuoti. La rete di Sartori che sbaglia il servizio e regala nuova spinta a Ravenna, più 3, 14-11. Katarina Bulovic alza questa palla, forte, direttamente out. Tanti tanti servizi sbagliati questa sera. Intanto Angelina ha toccato quota 16, Bizzi 8 per Ravenna, 8 proprio di Bulovic. Il tocco del muro adesso può dare chance al contrattacco per la futura. Bizzi e Pomigli però sulla traiettoria, Foresi a cercare i guasti, pallonetto troppo prevedibile però di Michele, di nuovo per Angelina, la palla in faccia di Bulovic, che botta, si scusa Angelina naturalmente senza colpe, ma quasi in faccia, diciamo che si è ritrovata addosso, ha avuto l'istinto di spostarsi quel quanto che è bastato per non avere la scritta Molten sulla fronte. Luisa Casillo lotta, poi se la cava Ravenna, e Michelis per Angelina, morbidissima la difesa di Bulovic, si gioca ancora e qui è rischiato Busto di lasciare e regalare il punto a Ravenna. E poi Ravenna che si è addormentata, doppia addormentata da una parte all'altra. Ha letto benissimo Biganzoli, De Michelis ha fatto una roba pazzesca. Vale il 14 pari. Sembrava un punto finito due volte. E invece non è stato così. Bizzi, forte, ancora nastro. Foresi a cercare Bulovic, diagonale, non la tiene questa volta Bizzi, che pensava di avere questa palla un pochino più comoda, invece ed è scappata via
guasti per il nuovo vantaggio di Ravenna. Angelina su Bizzi, Murata, super torcolacci, punto numero 16, di nuovo Ravenna a spingersi avanti. Ancora guasti in rete, però direttamente, altro servizio sbagliato, mentre cambio dentro Sormani. Silvia Sormani, altra giovane molto interessante. Attacco di Pomili intanto a sfondare il muro di Casile De Michelis, di nuovo più due per Ravenna, che sta conducendo dall'inizio del set, mentre ci avviciniamo nella fase calda di questo terzo parziale. Torcolacci, Garzonio, De Michelis per Casillo in fast, si fa trovare pronta Bulovic, poi Pomili, ancora segno Ravenna, punto numero 18, e adesso il più 3 diventa interessante in questo momento del set. Garzonio, De Michelis per Casillo, che non trova ancora il punto. Guasti, sbaglia a coordinarsi, sparacchia in rete. È una buona chance ancora per Ravenna per allargare ulteriormente il distacco. Servizio nelle mani di Casillo. Guasti, presi con il bagger, poi l'attacco di Bulovic, chiede il tocco a gran forza Ravenna, tocco che forse è arrivato non tanto sul muro ma là dietro, anche il dito di Sartori sembrava essere molto vicino alla palla. De Sensi dice chiaramente a Capitan Rocchi che nessuno ha toccato questa palla, e comunque decisione presa. 18-17, si rifà sotto la futura volley ai giovani. Foresi adesso dalla parte opposta per Pomili. Biganzoli la tiene su, Michelis per Bizzi che vuole picchiare giù e lo fa sulla collega di reparto, e Guasti non la tiene. 18 pari, altro buco riempito dalla futura giovani. Ravenna che non si deve disunire adesso se vuole tenere viva questa partita, tentando di riaprirla in qualche modo. Casillo in rete, però altro errore al servizio, questa volta in casa futura giovani. ...19-18... Elena Foresi, Biganzoli, ace di Ravenna che ancora spinge sull'acceleratore. Ancora una volta Busto, arriva la parità e poi si ferma un po' pensando di aver concluso l'opera, e puntualmente Ravenna spinge avanti. Sormani adesso, palla altissima per Bizzi che può alzare questa palla, 4 tocchi e ancora nuovo più 3 e nuovo timeout di Matteo Lucchini. Un set di corsi e ricorsi, di vantaggi raggiunti da Ravenna, che poi Busto è costretta a riempire di nuovo. Terzo set
sempre complicato nella testa di chi vince 2-0 con parziali soprattutto agevolissimi, perché naturalmente il rischio di rilassarsi è sempre molto alto. E allora si torna dentro sul 21-18, palla in mano sempre all'Olimpia Teodora, cambio, fuori Guasti e dentro Sara Fontemaggi. Classe 2002, altra giovane di questa squadra, seconda stagione per lei a Ravenna. De Michelis, il primo tempo non passa il muro di Ravenna, dire di no. 22-18 è più vicina adesso Ravenna alla conquista del set che non Busto, vicina all'Olimpia Teodora. Ancora gran turno di servizio di Elena Foresi, che non vuole lasciare più questa palla. Biganzoli, così così, De Michelis deve chiuderla. Bizzi, c'è Foresi però sulla traiettoria. Rocchi, Bulovic, il tocco del muro, Sormani, De Michelis su Biganzoli, morbida dietro, presa Sormani, si gioca ancora nel campo di Busto Arsizio. Biganzoli, diagonalone, ci ha provato in tuffo Fontemaggi, non c'è arrivata. Cambio, torna Guasti, punto numero 19 adesso a 3 punti dal set Ravenna, a 3 punti dalla rimonta Busto, che però adesso dovrà fare solo break se vuole rientrare in partita e rientrare in corsa per questo terzo parziale. Ravenna che vede in qualche modo un pochino il traguardo. Rocchi adesso di là per Bulovic, palla in, che pesta la riga, dice di sì anche Sormani che era lì vicina. 23-19, Valentina Pomili, Biganzoli sta concedendo qualcosa adesso. Busto in fase di ricezione e poi Bizzi sparacchia malissimo e si apre e come la strada verso il quarto set. Sono 5 i set point a disposizione dell'Olimpia Teodora Ravenna per chiudere e per allungare la partita. Una partita dominata fin qui da Busto Arsizio nei primi 2 set, ma sta cambiando qualcosa. De Michelis, Bizzi a cercare in lungo linea, c'è il tocco perché questa palla era finita out. Cambio, torna Giulia Angelina che chiede all'arbitro se può entrare in campo, lo fa adesso, ma Fede Biganzoli che arriva sempre al momento giusto, non deve mollarla più adesso questa palla con il servizio, e la molla invece perché si chiude qua il terzo set. Finisce 20-25, Ravenna risponde al doppio set di vantaggio della futura Volley Giovani. E cambio di campo, ci sarà da divertirsi almeno ancora un po', almeno un altro set, a tra pochissimo per il quarto parziale. Thank you.
ci sarà bisogno almeno del quarto set per chiudere questa partita. Lo vuole la futura Volley Giovani, che ha ceduto il terzo parziale, anche un po' sorpresa, è caso di dirlo, dopo i primi due set veramente con un risultato pesante, lasciati sul piatto da Ravenna senza o quasi colpo ferire. 25-14, 25-16, poi il 20-25 di Ravenna, che ora riparte con il servizio di Pomili. Eccezione di Angelina e campanello d'allarme. Lucchini si alza subito dalla panchina. Lucchini che ha dovuto lavorare tanto a due giorni di distanza. Il muro intanto di Ravenna, che rimbomba al pala Borsani. Dicevo che Lucchini ha dovuto lavorare tanto nella testa in queste 48 ore, anche perché insomma dal punto di vista tecnico c'era poco da poter fare in tempi così ristretti. L'errore al servizio di Valentina Pomili, che restituisce il sorriso alla futura Volley Giovani. Apre le danze Benedetta Sartori, pronta a rimettere in gioco Rocchi. Guasti il tocco del muro, Casillo mandato fuori giro di Michelis. Angelina l'appoggia solamente di là. Puresi poi guasti diagonale, c'è Biganzoli. De Michelis per Angelina, il tocco del muro, palla che si impenna, ma ancora Bulovic a cercare, a trovare il diagonale vincente per Ravenna. Terzo punto questo quarto set. Tre a uno il vantaggio della squadra di Simone Bendandi, che ha ritrovato il pallino del gioco a partire dal terzo set. Adesso conduce 3-1 questa ripartenza. De Michelis su Bizzi, che passa non è riuscita a difendere questa volta Foresi, si è tuffata su questa palla. 3-2, anzi 2-3 con palla in mano Adela Bizzi. Servizio per lei, gran bomba su Guasti. Foresi, palla di nuovo all'opposto di Ravenna, che trova lo spiraglio e va a segno accanto al muro. De Michelis non ci vuole credere, dice palla decisamente in muro, che non è riuscito a tappare la fessura con l'asticella. Bulovic, Garzogno, 4-2 intanto per Ravenna, che rimane lì davanti. De Michelis a tutto braccio, Angelina a rispondere in maniera decisa. Sono alzate le percentuali di punti di Ravenna, naturalmente, con gli 11 di Bulovic, i 10 di Pomili, i 7 di Torcolacci, mentre dall'altra parte Angelina ha fatto quota 17, 11 Bizzi. Arriva un fischio intanto, l'invasione fischiata Ravenna, che vale la parità. Rete ferma, almeno apparentemente, ma il tocco c'è stato, nessuna protesta anche da parte dell'Olimpia Tedora. Angelina di là, altro errore al servizio, davvero tanti tanti errori al servizio questa sera da una parte e dall'altra. 5-4, di nuovo Ravenna avanti. Guasti, Biganzoli, De Michelis per Casillo, Murata, miracolo di Biganzoli, il pugno ancora una volta di De Michelis, e quel pugno lì di De Michelis riesce sempre a fare la differenza. È già la seconda volta, ma che miracolo, difende Biganzoli
che si è sdraiata a raccogliere una palla che sembrava praticamente persa, praticamente caduta. 5 pari, Casillo passa e torna indietro direttamente. Angelina, chance per il sorpasso. Bizzi, Murata mette sotto una mano De Michelis. Quanta fatica però per Bizzi trovare la via del punto. Lo trova invece Foresi, che si sta prendendo in braccio questa Ravenna, la sta conducendo anche in questo quarto set alla grandissima. E arriva il fischio ancora una volta a pestare la riga Alice Torcolacci. 6 pari. Ravenna che deve stare attenta su questi errori, perché si pagano poi come sempre in fondo al set. Chissà che non si arrivi lì a punto. Bulovic intanto, muro e blockout di Caterina Bulovic. Punto numero 7, è sempre Ravenna a condurre. Sei, Foresi. Garzogno spinge giù la palla, tiene De Michelis, viene fischiata accompagnata, anzi doppia addirittura, all'area De Michelis. Tocca due volte, se l'ha ritrovata letteralmente in braccio. Più due di nuovo Ravenna, che non sta mollando un centimetro. Adesso ha preso fiducia la squadra di Bendandi. Ace, super ace dell'Olimpia Teodora, super ace di Foresi. 9-6, più 3 ancora Ravenna. Sembrava una partita destinata a chiudersi in breve tempo e invece sta cambiando tutto. È cambiato tutto a partire dal terzo set in poi. Indicazione veloce per e da Matteo Lucchini per le sue ragazze. Sa che deve chiudere assolutamente con 3 punti questa sera, senza se e senza ma. Ravenna sta scavando piano piano nella testa della futura giovane, una testa fragile. Può diventare veramente devastante. Di nuovo Foresi, c'è Angelina questa volta, De Michelis con il bagger su Bizzi che appoggia di là, e Foresi questa volta non riesce a tenerla viva, a tenerla su. Sette-nove. C'è da asciugare il campo, fa sempre un gran caldo qui alla Pala Borsani. Soprattutto quando la partita si allunga. Biganzoli. Guasti. La murata su Bulovic da parte di Bizzi. Poi Pomili, Garzogno, De Michelis. Si torna da Bizzi che picchia forte, ma c'è Rocchi ben piazzata. Di nuovo Bulovic, il muro e block out. Chiama subito cambio qui Lucchini. Fuori Sartori ed entra il capitano. Non soddisfatto Lucchini della prova di Benedetta Sartori questa sera. Vediamo se capitan Lualdi proverà a cambiare le sorti. A muro De Michelis, Lualdi subito, la palla si impenna, scappa via, se ne va in tribuna Rocchi guardando un occhio alla palla, un occhio alla panchina che si avvicinava sempre di più. Bizzi, alzata così così, si gioca ancora. Bulovic, il tocco del muro, De Michelis, Biganzoli di nuovo su Bizzi che prende la rincorsa, l'appoggia giù Rocchi, miracolo! Ravenna se la cava, De Michelis per Angelina, punto importante! Lo chiude Giulia Angelina, che spettacolo al Pala Borsani! Cosa ha tirato su Ravenna? La qualunque!
che numeri! 8-10. Palla di là, Rocchi. Foresi per Bulovic che può solo spingerla. C'è Angelina. Guasti Murata. Palla che scappa via e questa volta Bulovic può solo schiantarsi letteralmente contro i tabelloni pubblicitari. Piccola scossa adesso di Busto. Ancora sotto di un punto Lualdi, che deve adesso fare il capitano e questa volta non ce la fa a difendere. Palla che passa, ma il vassoio non è posizionato bene, quello di Giuditta Lualdi, che si lascia un po' sorprendere. Due punti avanti ancora Ravenna. Palla lunghissima. L'errore al servizio. Bizzi. Al centro ci va Torcolacci, che piazza un'altra palla pesante. Ottavo punto per Alice Torcolacci, che fa di nuovo più due. Bulovic. Garzogno con qualche brivido. Angelina a caricare il colpo. C'è Pomili. Poi di nuovo Bulovic, di nuovo Garzogno, a dire di no, De Michelis. Si va su Bizzi, Rocchi ancora una volta, sta diventando una spina nel fianco. Rocchi per l'opposta Bustocca, Bizzi la difende questa volta. Biganzoli, occhio sulla rete, non ci arriva Casillo. Ancora punto per l'Olimpia Teodora, più tre di nuovo. Si abbraccia Ravenna in mezzo al campo. Busto Arsizio invece già schierata con lo sguardo che comincia ad essere un po' intimorito per l'andamento anche di questo quarto set. Bulovic. Biganzoli. De Michelis. Casillo Murata! E ancora Ravenna! E ancora Busto che si perde in un bicchiere d'acqua. Più 4, quarto set, 2-0 vantaggio. E attenzione, doppio cambio pronto per Matteo Lucchini. E fuori la diagonale titolare, dentro Badini e Bassi. E questa è una notizia. Vediamo se adesso la fame della panchina potrà fare la differenza in casa biancorossa. Bulovic, Angelina, Badini per Bassi che picchia forte. Rocchi se la cava ancora. Pomili, palla indietro, Ravenna non fa cadere più nulla. Adesso Badini, primo tempo su Casillo. Rocchi ancora, altra difesa di Ravenna. Garzogno deve fare il punto 10 volte. Busto per andare a segno e lo fa. Casillo, ma che fatica. Che partita dell'Olimpia Teodora che sta mettendo in campo questa sera, dal terzo set in poi. 11-14. Foresi a cercare Torcolacci. Badini per Biganzoli che si schianta contro l'arbitro che teme di cadere. Guasti, Murata, Biganzoli. Badini asciuga le mani prima di alzare. Poi l'attacco di Angelina su con un braccio. Rocchi e poi Bulovic, gran bomba. Badini si va su Angelina, Murata 1. Garzogno per Bassi, rincorsa, non ci sono le dita. Palla direttamente out, punto numero 15. E Ravenna che sta difendendo
tutto quanto. ...15-11 più 4 Ravenna. Chiede la formazione Capitan Rocchi dopo una centrifuga di difese, di rincorse a questi palloni che la futura Volley Giovani sta cercando di picchiare a terra, ma che Ravenna sta bloccando a più riprese. Servizio per Guasti. Garzogno, Pandini per Biganzoli, una fucilata su Bulovic che la tiene bene. Pomili, palla sotto, ci va Badini addirittura insieme a Casillo. Un po' di confusione adesso per Busto, che non aiuta di certo. Il muro rinforzato su Pomili, la schiacciata da parte di Torcolacci. Rumoreggia un po' il pubblico per questa palla spinta per terra, un po' cestisticamente, diciamo. Più 5 Ravenna. Bendandi può solo che spingere la sua squadra. Mentre in casa Busto Arsizio adesso c'è una nuova montagna da scalare. Si gioca intanto sulle tribune del Palaborsani. Durante il time out salutiamo anche noi tante ragazze presenti, che tante piccole che sognano di essere un giorno su questo Taraflex, quello della Serie 2. Ma torniamo concentrati, perché si riparte dal 16-11. Servizio Guasti, out direttamente. Rimane però ampio il vantaggio di Ravenna, che può gestire in qualche modo. Casillo sarebbe forse uscita questa palla, invece ne esce un ottimo servizio e arriva il punto futura Volley Giovani. Pestata la riga dei tre metri, il loro mattoncino messo da parte dalle biancorosse per cercare di risalire la china. Arriva ovviamente il time out di Simone Bendandi, che stoppa tutto sul gong prima che sia troppo tardi per smorzare l'entusiasmo della futura Volley Giovani, che sta cercando di ricostruire un'identità in questa partita che sembrava essere molto chiara. E invece la pallavolo è strana, ma soprattutto la pallavolo è molto bella, e siamo qua a combattere in questo quarto set. 13-16, vantaggio Ravenna. Casillo, palla che passa, Guasti, gran botta, a segno ancora una volta Torcolacci, che adesso però deve lasciare la prima linea a Chiara Salvatori là davanti. Mentre passaggio al servizio anche per Monaco Greta. Bassi, la picchia ma non scende questa palla. Ancora Ravenna, più 5. Comincia a sentirsi aria di tie break, ma è ancora lontanissimo. E Ravenna non può distrarsi a questo punto contro Busto Arsizio, che continua ad essere una corazzata. È una corazzata costruita per raggiungere il traguardo grosso. Bassi adesso, di nuovo Guasti, parata Foresi per Pomili. Garzogno bene sulla diagonale, la pipe di Angelina Murata. Badini per Biganzoli,
Tiene grande difesa di Monaco. Murata adesso e arriva il blockout. Esplode Ravenna, esplode tutta la panchina ospite sulla grande difesa di Monaco, mentre Crampi per Elena Foresi tira un po' il polpaccio sul più 6 Ravenna. Difficile da scrivere dopo i primi due set. Monaco! Ace! Sorprende tutti questo servizio. Più 7 adesso. Olimpia Teodora che scava un solco, ma soprattutto lo fa nella mente della futura che si è persa. Si è persa in casa propria. E adesso è davvero dura. Badini, Biganzoli ci va, Lualdi, ancora punto, ancora Ravenna, che adesso sembra non fermarsi più. Ci prova Biganzoli a lavorare da dentro il campo, ma è sparita Busto Arsizio completamente. Ancora Monaco con questa sorta di skyball. Bassi, out ancora, chiede il tocco e nulla da fare. Continua ancora il momento spettacolare di Ravenna. Lucchini richiama la diagonale titolare, Bizzi, De Michelis, fuori Bassi e Badini, ma adesso è una montagna forse troppo alta, anzi decisamente troppo alta da scalare. 22-13, strapazzata la futura volley giovani, che evidentemente si porta dietro ulteriormente i fantasmi di Sassuolo e quelli di San Giovanni in Marignano. Monaco cambia battuta questa volta. Angelina De Michelis su Lualdi che la picchia per terra. Assegno capitan Lualdi, è però il primo punto della sua partita. Gli applausi per Greta Monaco che lascia il campo. Rocchi voleva chiedere formazione, poi sono aggiustate da sole. Foresi per Bulovic dalla seconda, c'è il muro. Garzogno, Bizzi, blockout, punto numero 15 per le biancorosse. Più 7 Ravenna. Ancora De Michelis, Guasti, Foresi da questa parte per Pomili, il tocco del muro e scappa via ancora. Si avvicina sempre di più il tie break. 23esimo punto per Olimpia Teodora. Di nuovo più 8. Angelina. De Michelis, Bizzi morbida, ci mette ancora una mano sotto Foresi, palla di qua, di nuovo però su, anzi da Pomili, poi Bizzi, ancora a segno, lo posta biancorossa, ma il buco è sempre quello, sono sempre 7 punti da recuperare. Tocca a Biganzoli ancora una volta a prendere per mano la sua squadra, lo ha già fatto, era la partita contro Macerata, dove dal servizio recuperò 8 punti di svantaggio. Ma questa è un'altra storia, un'altra partita, un'altra testa per la futura, che però rosicchia un altro punticino. 17-23, Biganzoli ancora senza pensarci, Guasti per Bulovic, Murata, palla che rimane sul nastro, Foresi di là per Pomili che trova un punto clamoroso.
che passa tra Lualdi e la rete. 24-17, 7 set point. In ritardo qui Lualdi su questa palla per andare al tie break. Pomili, Garzogno, De Michelis, Subizzi che tocca due volte, palla che scappa via. Primo set point annullato, ma rimangono 6 ancora da giocare. E questa volta, dopo la ricezione, l'attacco sarà per Ravenna. Lualdi per Rocchi. Bulovic, Murata, la tiene su Foresi. Rocchi di nuovo su Bulovic che può chiudere il muro. Non la giudicano fuori, si gioca ancora. Rocchi, altra chance per Bulovic. E questa volta è punto vero che va e manda tutti quanti al tie break. Incredibile, da 2-0 a 2-5, 17-25, quarto set, ombre scure sulla futura volley giovani, dove esplode la rabbia di Biganzoli che non ci sta e prova a scuotere una squadra persa in confronto a una squadra che invece si gode il momento e adesso avrà la chance, la grande chance di portare via non solo un punto che è già in tasca ma anche il secondo. Ci fermiamo, un sorso d'acqua e pronti per il quinto set. Signore e signori, tie break, futura volley giovani, Booster Sizio, Olimpia Teodora Ravenna, da 2-0, Busto a 2-5, un punto per parte e adesso pronti a ripartire, dove Busto dovrà superare i fantasmi o quantomeno trovare l'orgoglio per uscire da una situazione che mentalmente si è fatta profonda, anzi profondissima. Primo pallone servito da Ravenna, De Michelis per Bizzi che picchia forte, trova Pomili sulla traiettoria. Quasti a segno e ancora una volta una futura che non va a difendere questa palla e il
Il primo punto del tie break è sempre per Ravenna, che non si ferma più. Pomili, De Michelis su Casillo, ancora Rocchi, che partita anche per Rocchi, guasti, poi Biganzoli, De Michelis, Angelina, palla che cade e supera la rete. La prestazione di squadra, quella di Ravenna, 16 punti di Bulovic, i 13 di Pomili, i 10 di Torcolacci, gli 8 di Guasti. Campo di Busto Arsizio invece 19 di Angelina e i 16 di Bizzi. Dopo troviamo i 5 di Casillo, Biganzoli e Sartori. Intanto ancora Ravenna, non contiene De Michelis. Secondo punto, 2-1. Per la squadra ospite, che torna a servire con Salvatori. Poi De Michelis vuole risolvere a lei, la rete aiuta a tenere su questa palla Bulovic, Bizzi, Biganzoli, ma ancora quanta fatica, free ball concessa dalla futura volley giovani, questa volta Salvatori, Bulovic se la cava ancora, incredibile Ravenna, De Michelis, Angelina, salvataggio ancora, non cade più niente nel campo di Ravenna. Biganzoli, De Michelis per Lualdi, out! Out Lualdi! Ma che partita sta facendo Ravenna! Sacrificio su ogni palla! Due miracoli, anche con un po' di incredulità. Una squadra in fiducia, e questo fa la differenza, fiducia che ha perso Busto Arsizio. Angelina, De Michelis, ci prova lei a sradicare il muro dell'Olimpia Teodora. Sguardo di fuoco per Giulia Angelina. È sotto ancora Busto Arsizio, 3-2. Primo tempo di Torcolacci, c'è Garzogno, De Michelis per Angelina Murata, e ancora punto per Ravenna che rimane avanti, 2 punti, 4-2. Incredibile. Bulovic. Ace! Caterina Bulovic! Punto numero 5, a segno ancora. Palla Borsani scioccato da quello che sta succedendo. Bulovic, questa volta c'è Angelina, De Michelis, di nuovo Angelina che prova a tenere in piedi tutta sola Busto Arsizio. Punto numero 3. Ma Ravenna ne ha 5. Cambio dentro Martina Morandi, batte lei su Angelina che non è riuscita a dare il meglio di sé con il servizio in questa partita. Morandi, palla direttamente out, chiedeva il tocco Torcolacci. Poi Garzogno, De Michelis, Bizzi, Foresi se la cava ancora una volta Ravenna, De Michelis, Bizzi a segno, e allora ci prova il pubblico a sostenere la squadra di casa. Guasti, Foresi per la pipe di Pomili,
5 pari. Bizzi! E allora un po' d'orgoglio adesso per Busto Arsizio, che torna avanti. Non succedeva praticamente dal secondo set. Time out Bendandi. Un po' di entusiasmo adesso per la squadra di Matteo Lucchini, che ha ricucito e finalmente ha messo il naso avanti. Ma questa Ravenna non ci smette mai di stupire. E allora sarà un tiebreak ancora lungo, tutto da vivere, tutto da scrivere qui sul Volleyball World. Si rientra su We Will Rock You. 6-5. Ingresso positivo di Martina Morandi. Sta servendo bene e busta avanti, ma solo di un punto e la strada è ancora lunga. Morandi di là, guasti. Foresi, la fast chiamata su Torcolacci. Morandi la tiene su ancora, ma il pugno dirige la palla direttamente in tribuna. 6 pari. Guasti. Biganzoli di Michelis, il primo tempo Zulualdi. Torcolacci, monster block per lei, e Ravenna ancora è lì, di nuovo avanti. 7-6. E allora di nuovo busto ad inseguire, e Ravenna a fare l'andatura. Guasti, out però, altro errore al servizio per l'opposta ravennate. 7 pari. Non c'è ancora l'idea di un vincitore questa sera, anche alla metà del tiebreak. Si rimane lì sul bilico. L'attacco, il salvataggio ancora di Ravenna. Bulovic l'appoggio di là. Bizzi di Michelis, il primo tempo di Casillo Rocchi. E poi l'attacco di Bulovic, ma c'è Martina Morandi. Bizzi, colpo difficile, troppo staccata e troppo da ferma. Pomili, di nuovo Morandi, che gioca bene su De Michelis. Biganzoli, l'appoggio morbido, la mano sotto, messa da Guasti, che difende anche lei. De Michelis, Biganzoli! L'urlo di rabbia di Federica Biganzoli. Punto numero 8, è Busto a chiamare il cambio di campo. 8-7. Lampi di luce in casa Busto Arsizio. Tardivi per chiudere a punteggio pieno, ma sarebbe una vittoria importante per Lualdi e compagni, altrettanto, a dir la verità, anche per Rocchi e compagne, che però ha altre ambizioni di classifica. Busto vuole fare il grande salto e si riparte. Cambio campo, servizio Lualdi. Resi per Pomili, che picchia forte, tiene Lualdi. Biganzoli così così per nessuno, e allora Morandi mette di là con il bagger, va di seconda Foresi. Bizzi la difende, Biganzoli, adesso è Busto che tiene su. Foresi per Pomili di nuovo, che passa abbattendo il muro di Casillo e Bizzi. 8 pari. Questo tie break, cambio, torna Monaco, fuori Torcolacci. Occhio a Greta Monaco, che danni ha fatto a Busto nel quarto set proprio con il servizio. Biganzoli, De Michelis su Bezzi, picchiata forte, e questa volta a Monaco
con tutta la buona volontà non avrebbe proprio potuto fare la differenza. Di nuovo avanti adesso Busto Arsizio, torna dentro Torcolacci, non è riuscito il giro la Greta Monaco, riesce subito Bizzi. Foresi su Bulovic, ipnotizzata da Luisa Casillo, esplode il pala Borsani, più due adesso per la futura volley giovani, doppio vantaggio che è diventato una notizia da due set a questa parte. Bizzi, guasti per Foresi. Pomili, Garzogno non la tiene nonostante la buona posizione, palla che scappa via verso l'esterno, le braccia non poste nel modo giusto. Un punto rosicchiato adesso da Ravenna a Busto Arsizio. Foresi, Morandi dietro De Michelis con una mano, non passa, lunga questa palla direttamente sull'asta, giocata da Foresi che non ha sbagliato praticamente nulla dal suo ingresso in campo. Di nuovo più due adesso, fuori Morandi, applausi anche per lei, e torna dentro Giulia Angelina per fare male adesso dopo aver rimpiattato qualche punto Biganzoli. Bulovic, ancora una volta nulla da fare per Garzogno, vassoio non al meglio, troppo piatto, e allora palla che è scappata via nuovamente dallo stesso lato che in precedenza. Servizio Pomili adesso, fase caldissima, siamo nel finale ormai. Angelina Murata, il murone di Salvatori, 11 pari, tutto da rifare allora, tutto da riscrivere, sempre lì Ravenna che non molla mai, e perché dovrebbe farlo proprio ora. Ancora Pomili, Angelina, De Michelis per Bizzi, Murata ancora, di nuovo, e si ribalta la situazione, avanti Ravenna, time out Lucchini. E di nuovo sotto la testa, la futura volley giovani, sotto la sabbia. Una doppia Murata che fa malissimo. E Ravenna ci crede come. Una partita infinita per l'Olimpia Teodora, che è partita tanto timida, tanto consapevole della diversità di forze in campo, almeno sulla carta, e poi ora conduce 12-11 il tiebreak qui a Castellanza. Angelina, ancora il muro! Ancora il muro di Ravenna, a dire di no! Questa volta Giulia Angelina, 13-11, più due adesso per l'Olimpia Teodora. A due punti dal match, Ravenna, Casillo, non passa, c'è sempre la difesa della squadra ospite a fare la differenza, Biganzoli. De Michelis, Bizzi, salta dalla seconda e piazza un pallone importantissimo là in fondo nell'angolino dove nessuno può arrivarci. 12-13, sempre in vantaggio Ravenna, che adesso però può contrattaccare per essere la prima ad arrivare vicina e a chiedere spazio per il match point. Cambio
dentro Bassi, fuori De Michelis, e allora fuori il palleggiatore, perché adesso si mura e basta, almeno in questo punto. 12-13, servizio affidato a Luisa Casillo, centimetri là davanti, messi da Matteo Lucchini. Pomili, l'attacco a segno al centro, e ancora punto Ravenna, che adesso ha due match point per chiudere la partita in casa della Futura Volley Giovani. E palla in mano al servizio a Chiara Salvatori, colei che ha stampato a terra il 14° punto. Tensione a mille, Salvatori, palla che passa, Angelina, e la chiude, no, miracolo di Bizzi, grande pasticcio in casa della Futura Giovani, la palla lì ancora al centro, la chiude Torcolacci, la chiude lei, e Ravenna vince 3-2 in casa della Futura Volley Giovani. Si abbraccia la panchina dell'Olimpia Teodora, che porta a casa due punti importantissimi per il suo campionato, e le facce scure sono quelle della Futura Volley Giovani, che si sta perdendo in questa stagione nella maniera più incredibile possibile. Facce scurissime di chi ha perso qualcosa in questi ultimi 10 giorni, ma chissà, forse qualcosa che arriva da più da lontano, mentre l'esultanza è tutta per Ravenna, che si gode il momento qui al Pala Borsani in una partita incredibile che Ravenna si è meritata, soffrendo, lottando su tutti i palloni, e che purtroppo Busto Arsizio per il suo cammino non è riuscita a fare altrettanto. E dunque pronostico ribaltato qui dal Pala Borsani, e adesso stagione che sarà davvero un rush finale importante per entrambe, una guidata dall'entusiasmo, l'altra davvero con tanto tanto da rivedere. Siamo in chiusura qui dal Pala Borsani, ce la siamo goduta anche questa sera. Un ringraziamento personale alla regia di Gabriele Alli e tutti i ragazzi di Saga Multimedia, e dunque a risentirci tra 3 settimane qui al Pala Borsani. Adesso tante trasferte per la Futura Volley Giovani, che dovrà davvero costruire, ricostruire se stessa e il suo campionato. Una buona serata da Mattia Andriolo, e naturalmente a risentirci, ciao. Thank you.